Eccomi qua, ciao ragazzi, adesso vi faccio vedere un attimino mentre sto facendo questa lavorazione di questo muretto. Sto utilizzando polistirene da 3 cm. Andiamo a smussare tutti gli angoli. In questa maniera. Poi dopo andremo magari a penetrare un pochettino più dentro in qualche pietra in modo da creare appunto un po' di tipo questa qua, vedi che è tutto liscio. Andiamo a grattarla un po' in modo da far sì che sia un po' profonda e messa dentro nel muro stesso. Roviniamo un po'. Poi una volta che passiamo anche con una matita per evidenziare un po' più i solchi e per eliminare appunto anche pezzettini di polistirene che rimangono quando noi andiamo a fare il taglio tra una pietra e l'altra. Questa qua invece è la pietra a sé. Andiamo a imprimerla un po'. Andiamo a fare questa, così possiamo tagliarla netta. Qui. Cosa importante è appunto, almeno come lavoro io, è eliminare tutti questi angoli netti che si vedono. Questo, perché comunque nella realtà difficilmente si vedono delle pietre con angoli vivi a 90 gradi, per dire. Quindi per far sì che il muro sia un attimino più reale possibile, io consiglio sempre di lavorare la pietra in tutti i lati. Poi magari se uno usa la tecnica dell'applicato non ce n'è bisogno, perché si usano vari spessori di pietre, quindi già ti dà un senso di dentro e fuori, mentre facendo un pezzettino come questo qua ad esempio bisogna per forza lavorare la pietra in modo che sembri che le pietre siano ricavate dal muro, quindi una esce, l'altra entra e via dicendo, se no risulterebbe tutto lineare e non è che sia proprio un bel lavoro. È sempre un bel vedere, ma se uno vuole fare il lavoro a regola d'arte consiglio appunto di usare questa soluzione qua, appunto di far entrare dentro le pietre, poi magari con l'aiuto di una pietra o con l'aiuto di un bacchettino di legno lo possiamo far entrare più o meno come vogliamo noi. Questa tipo la parte superiore. Adesso stavo facendo questa parte qua, faccio vedere già un po' da questa parte qua che è già stata lavorata, vedete. Dopo andiamo ad imprimere con la nostra pietra, anzi prima cosa andiamo a levigare queste superfici di questo polistirene, che la sua caratteristica è appunto quella di avere quella patina lucida che ci impedisce poi a sua volta di andarci a colorare sopra, quindi conviene sempre levigarla un pochettino con un po' di carta retta alla fine e poi andiamo a dipingere. Adesso appunto andiamo ad imprimere un po' con una pietra, io ho questa pietra qua molto irregolare. Andiamo a fare questo gioco qua, quindi andiamo anche a far entrare di più le pietre che già abbiamo precedentemente fatto entrare un po'. È un polistirene molto comodo questo qua da lavorare, perché tiene l'impronta, diciamo, praticamente a memoria, si dice, nel senso che quando tu imprimi un po' di forza in questo punto qua lei rimane, quindi non viene fuori, e quello è molto comodo, mentre altri tipi di polistirene questo lavoro non riesce a farlo. Ecco qua, abbiamo quasi terminato. Direi che
che ci siamo. Un po' più di buco qua, che dopo quando andiamo a colorare, andiamo a colorarlo con del colore scuro. Io generalmente queste fessure qua le faccio proprio nero, con nero pulito, nero puro, perché appunto almeno si vede molto di più l'ombra, viene molto molto marcata e non è male come risultato. Questo qui invece andiamo ad imprimere questa cosa qui, poi passiamo la matita in modo da evidenziare appunto la pietra. Come vedete questa è molto irregolare, ma l'ho voluta lasciare così, come se fossero magari più pietre messe vicino e non come queste qua molto singole. Ecco qua. Lavoriamo un po' questa qua. Ecco qua. Il lavoro è terminato, adesso si passerà alla fase di stuccatura e poi di colorazione. Eccomi qua, siamo arrivati allora alla fine di questo piccolo video a sorpresa. Come potete vedere, il muretto l'ho posizionato qua sotto in basso, in questa scena che sarà l'orto degli ulivi. E come dicevo prima, la fase successiva è quella di andare a stuccare, come ho già fatto per queste pietre qui, e dopo ulteriormente andremo a fare la colorazione come ultima fase. Vi ricordo di lasciarvi un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale così rimarrete sempre aggiornati sui miei video tutorial e non solo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!